Oggi andremo ad installare in un vecchio telefono fisso un via voce con una cassa Bluetooth e un semplice jack da 3,5 femmina. Andiamo a smontare il terminale. Adesso smontiamo la cornetta per individuare le uscite sull'altoparlante. Ecco la cornetta smontata. Qua possiamo vedere il microfono e questa è la cassa altoparlante che riproduce i suoni. Adesso andiamo a smontare la piastra per identificare l'uscita audio sull'altoparlante. Ecco qua, adesso andiamo a collegare la cornetta. Adesso mettendo il test in modalità continuità andremo a vedere l'uscita sull'altoparlante. Ecco uno. E due. Questi due andranno collegati a un jack da 3,5. Andando a seguire le piste, identifichiamo l'uscita sulla parte grande dello stampato dove è più facile saldare. Adesso andiamo a saldare uno spinotto jack da 3,5 femmina con dei cavi. Andiamo a mettere il cavo rosso già spellato. Nei terminali centrali che saranno quelli del segnale destro e sinistro. Li colleghiamo assieme anche se il segnale è mono. Adesso andiamo a inserire la massa. Ecco e a saldarla. Adesso andiamo a forare con una punta e un avvitatore il foro per inserire il jack da 3,5. Una volta fatto il foro andiamo a inserire il jack nel foro.
Andiamo ad isolare il tutto. Una volta inserito il jack 3,5 con della colla siliconica al caldo. Adesso andiamo a saldare i due terminali del jack 3,5 che è stato installato sul telefono. Adesso andiamo a collegare una cassa Bluetooth all'uscita che abbiamo appena installato sul telefono. Accendiamo la cassa Bluetooth con ingresso audio da 3,5. Proviamo a chiamare il 190. Benvenuto nel servizio clienti dedicato a te che hai scelto Vodafone sia per il tuo cellulare che per internet a casa. Per la telefonia mobile digita 1. Per la telefonia fissa digita 2. La scelta effettuata non è corretta. Per la telefonia mobile digita 1. Per la telefonia fissa digita 2. Se vuoi parlare con un consulente, ti informiamo che l'attesa...